Presso la sede della CGIL si è svolta la conferenza stampa sul tema Il futuro dell'ente provincia di Ravenna. Le tre sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, propongono l'apertura di un tavolo di confronto in ambito territoriale, a prescindere dai temi dettati dal governo, allo scopo di avviare una discussione tra tutti i soggetti, comuni, unioni, province, parti sociali, al fine di evitare il depauperamento delle professionalità e delle conoscenze oggi esistenti all'interno della provincia. Al termine dell'incontro abbiamo intervistato Andrea Bezzi, dipendente della provincia e RSU. Andrea Bezzi, lavoratore della provincia, e prima in conferenza stampa ha detto: io ne sono orgoglioso. Sì, lo dico nonostante il clima che c'è, ma perché noi in realtà facciamo delle cose ed è questo che non si conosce. Noi eroghiamo dei servizi ai cittadini tutti i giorni. Parlo di scuole, parlo di strade, di servizi per l'impiego, di agricoltura, formazione professionale, tutte cose molto vicine ai cittadini. E quello che si sta rischiando in questo percorso di riforma o presunta tale è proprio di peggiorare i servizi. Quello che noi vogliamo far passare oggi come idea non è una difesa d'ufficio, non è per salvare semplicemente il proprio posto di lavoro e basta. Quello che vogliamo far passare è che ci sono dei servizi ai cittadini che sono importanti e che stanno rischiando di peggiorare. Questo per tutta una serie di motivi che abbiamo cercato di spiegare in questa conferenza stampa con le organizzazioni sindacali e noi dell'RSU della provincia di Ravenna. I due forse più vicini ai cittadini sono proprio scuole e strade. Prima detto, la situazione è già drammatica, non ci si rende conto, ma la situazione è già difficile. Sì, il dato di realtà è questo, la situazione è difficile perché nell'anno 2013 sono stati tagliati 6 milioni dalla carne viva degli investimenti della provincia. Forse qualcosa si può risparmiare, sprechi ce ne sono, è vero, ma in un ente come la provincia di Ravenna 6 milioni di taglio sono tantissimi e hanno una ripercussione diretta sugli investimenti che vengono fatti. Su tante cose, forse quelli più, diciamo, di immediato impatto possono essere scuole e strade, ma ce ne sono tanti altri, come elencavo prima. Certo che su questi, in particolare su scuole e strade, il taglio degli investimenti produce poi anche i danni maggiori, perché oggi ci si trova a lavorare senza la possibilità di fare progetti nell'ottica del bacino della provincia, quindi da Cervia a Riolo Terme, ma si va avanti con l'ordinaria manutenzione, sostanzialmente mettendo delle pezze in qua e in là, ma non può essere questa la soluzione. La soluzione c'è, perché basta guardare poi qualche altro paese europeo, dove già ci sono sistemi che funzionano in un certo modo. La riforma che sta per passare adesso, cosiddetta Delrio, ma non solo, in realtà rischia di andare a peggiorare perché lascia comunque un ente intermedio di secondo livello che sostituirebbe le vecchie province, diciamo così, ma introdurrebbe comunque per forza di cose una pletora di altri enti intermedi, di agenzie. Il rischio è quello di andare ad aumentare i costi, perché un'agenzia ha bisogno di una struttura che la diriga. Quindi qualcosa esce dalla porta, aboliamo le province, qualcosa rientra dalla finestra, creando tutta una serie di altre agenzie, altri enti. Non solo, dal punto di vista dei servizi, spezzettare certi servizi, dandoli per esempio ai comuni, come si vuol fare, vuol dire peggiorare per forza di cose, la qualità del servizio. Il comune, il piccolo comune, non è assolutamente in grado di gestire dei servizi come quelli che gestisce un ente delle dimensioni, del bacino, che ha il bacino che ha una provincia. Poi è necessario fare una riforma radicale, su questo non c'è dubbio, noi partiamo da questo dato di fatto, ma bisogna farla fatta bene, bisogna farla ascoltando la testa, ragionando con la testa e non ascoltando la pancia, come purtroppo si sta facendo. Questo rischia di produrre dei danni ulteriori. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.